28 settembre 1934. Nasce a Parigi Brigitte Bardot. Debutta sul grande schermo nel 1952 con il film Le Trou Normand per la regia di Jean Boyer. Nello stesso anno, appena diciottenne, sposa il regista Roger Vadim. Sarà il primo di quattro matrimoni. Icona sexy degli anni 50 e 60, la Bardot sarà una delle pochissime attrici europee a catturare l'attenzione anche dai mass media statunitensi. Appena prima del suo 40esimo compleanno, nel 1974, l'attrice annuncia il suo ritiro dalle scene. Nel 1986 crea la Fondazione Brigitte Bardot per il benessere e la protezione degli animali e a tutt'oggi è una delle più influenti attiviste dei diritti degli animali. Brigitte Bardot. La sua immagine figura ormai anche sul dizionario Larousse. Il suo sorriso, tirato a milioni di esemplari, a colori e in bianco e nero, ci giunge puntualmente a domicilio. Quanto alle sue vicende sentimentali, esse sono state frugate come una valigia alla dogana. Le sue apparizioni in pubblico sono spesso così. Un eccesso di successo che è straripato ha allagato anche la sua vita privata e la costringe in casa a vivere con le tendine tirate perché vi sono dei teleobiettivi sul tetto di fronte. Anche il ministro delle finanze si è interessato al suo caso. La bilancia commerciale ha risentito dell'esportazione dei suoi film. In un anno si sono vendute fuori Francia più Brigitte Bardot che Dauphine Renault. Per il resto serate di gala, abiti da sera, applausi a palate lungo le scale che ha salito e che continua a salire sorridendo. Ma Brigitte Bardot non è soltanto il caso Bardot. Non è soltanto un manifesto vietato ai minori di 16 anni. Le occhiate maschili indugiano sui suoi fotogrammi, a Parigi come altrove, ma non è di questo che vorremmo parlarvi. Brigitte Bardot, infatti, è anche un modello per molte ragazze che imitano i suoi stessi gesti nel maquillage e nell'acconciatura. Abbiamo voluto fare un piccolo esperimento in proposito, una passeggiata di un quarto d'ora sui Champs-Élysées. Ed ecco quanto, in soli 15 minuti d'orologio, abbiamo potuto filmare.